siamo qui all'Aquila, abbiamo però avuto molti colloqui col Presidente Chiodi, naturalmente anche con il Commissario Varasi. Siamo molto soddisfatti anche noi che l'ultimo tavolo che c'è stato ministeriale è andato bene, è stata direi l'unica delle regioni con piano di rientro, ma anche la Sicilia ha avuto un esito soddisfacente, ma un esito pienamente soddisfacente, penso soprattutto. Quindi le cose vanno bene, noi ci rendiamo conto che le riforme strutturali sono difficili, che la riqualificazione della rete ospedaliera è complessa, che si chiede naturalmente la collaborazione di tutti, dei pubblici, dei privati, con cui ci sono delle difficoltà anche dal punto di vista di chiudere, ma è necessario. Siamo qui proprio per sottolineare che è assolutamente necessario arrivare in fondo a questo percorso che stiamo facendo insieme con il Presidente Chiodi, che questo percorso è nell'interesse dell'Abruzzo. Io dico sempre a tutti, quando sono in giro per l'Italia, che ci sono due regioni con i piani di rientro che ce la stanno facendo. Una è la Sicilia, ma l'altra è l'Abruzzo. Ne sono tuttora convinto, sono venuto qua per ribadire questo concetto, per ribadire che noi siamo dietro il Presidente Chiodi, per ribadire che nell'ambito di una governance regionale della sanità, la governance non diventa più regionale ma diventa del governo nel caso delle regioni commissariate. Il Presidente Chiodi in questo caso è il nostro commissario di governo, quindi quello che lui fa, quello che fa sul commissario è quello che il governo chiede di fare.